Continuiamo da dove ci eravamo lasciati. Ah, proprio così me lo dici? E questo? L'ascensore è in uso. Era una città di mostri? E noi stiamo andando verso il castello? Un bambino ha attraversato tutto il regno dei mostri? L'assenza di host in questo momento è l'host più tesa che potessero mettere, comunque, ve la butto lì. Se ci pensate. Salva. Sai che io me la sentivo una cosa del genere? È un fiore dorato. Era ovvio che si sarebbe tornati qua prima o poi. C'è un pendente a forma di cuore nella scatola. Lo prendi? Sì. C'è un pugnale usurato nella scatola. Prendilo. Va bene. In fase di rinnovo questa stanza. C'è una chiave. Tanto tempo fa un essere umano cadde nelle rovine. In preda al dolore per la caduta, l'umano chiamò aiuto. Hai preso la chiave e l'hai messa al portachiavi del tuo telefono. È il diario di Asgore. Tutte le pagine dicono che bella giornata oggi. Asgore. L'inchiostro è quasi fresco. Trofeo, primo posto di naso naso, campionato 98, cosa vuol dire? Un costume di Babbo Natale, un cassetto per i vestiti, ci sono tuniche, camicie e un maglione rosa, fatto a mano su cui c'è scritto signor papà. Allora, quindi Asgore o è il marito della signora che ci ha aiutato all'inizio, o sono la stessa persona per qualche ragione? Asriel, il figlio del re, sentì le urla dell'umano. Portò l'umano al castello. Pugnale usurato, arma attacco 15, perfetto per potare piante rovi. La pianta cattiva di inizio gioco? Cuor pendente? Armatura difesa 15, c'è scritto migliori amici per sempre. Io tenderei a indossarlo. Cioè, tenderei a metterli entrambi, sinceramente. È un dono che ci hanno fatto, quindi... Pugnale. La padella bruciata è un'altra cosa, lascia stare. Sì, va bene. Pendente. È una poltrona da lettura, ma non sembra che la usi qualcuno. Col passare del tempo, Asriel e l'umano divennero come fratelli. Il re e la regina amavano l'umano come sangue del loro sangue. Il sottosuolo era pieno di speranza. Asriel è Sans? Non ho capito, chi è Asriel? A sto punto, no, non so. Devo ricollegare i puntini. Hai preso la chiave e l'hai messo al portachiavi del tuo telefono. Ah, non leggerò la chat, eh? Non leggerò la chat, ragazzi. A sto punto l'unica cosa che... Hai aperto la catena. La porta. La famosa porta dove non voleva farmi andare. E quindi era quella la porta che mi faceva tornare a casa nel mondo reale, forse? Mi diceva di non farlo perché dovevo fare un sacrificio, forse. Poi un giorno l'umano si ammalò gravemente. È la storia di un umano...
del passato, ed è per quello che la tipa all'inizio soffriva. L'umano sofferente aveva solo una richiesta: vedere i fiori del suo villaggio, ma non ci fu niente che potessimo fare. Il giorno dopo, l'umano morì. Asriel, devastato dal dolore, assorbì l'anima dell'umano. Si trasformò in un essere con un potere incredibile. Con l'anima dell'umano, Asriel attraversò la barriera. Portò il corpo dell'umano verso la luce del tramonto, riportando le spoglie al suo villaggio. Asriel raggiunse il centro del villaggio. Lì trovò un letto di fiori dorati. Riposò sopra l'umano. Quello dove mi sono risvegliato io. All'improvviso si sentirono delle urla. I paesani videro Asriel con il corpo dell'umano tra le braccia. Pensarono che fosse un mostro assetato di sangue. Gli umani lo attaccarono con tutta la loro forza. Lo colpirono più volte. Asriel aveva la forza per ucciderli tutti. Ma Asriel non combatté. Stringendo a sé l'umano, Asriel sorrise e se ne andò. Ferito, Asriel zoppicò fino a casa. Entrò nel castello e collassò. Le sue ceneri si sparsero per il giardino. Grazie sedia volante. Tranquillo, ci saranno altri giochi così nel corso dell'anno, figurati. Grazie della risolve. Il regno cadde nella disperazione. Il re e la regina avevano perso due figli in una sola notte. Gli umani ci avevano ancora una volta portato via tutto. Il re decise che era ora di porre fine alle nostre sofferenze. Ogni umano che cade qua giù deve morire. Con molte anime possiamo distruggere la barriera per sempre. Non manca molto ora. Re Asgore ci lascerà andare, ci darà speranza, ci salverà tutti. Dovresti sorridere, anche tu. Non sei trepidante? Non sei felice? Avrai la libertà. E qua? Aspetta, e quindi qui cosa devo fare? Che bello il castello, raga. Eccolo. Sans. Quindi ce l'hai finalmente fatta. La fine della tua avventura è alle porte. Tra qualche minuto incontrerai il re. Voi due determinerete il futuro di questo mondo. Ma veniamo noi. Ora, affronterai il giudizio. Il giudizio per ogni tua singola azione. Il giudizio per ogni PIE che hai guadagnato. Cos'è PIE? È un acronimo. Significa punti esecuzione. Non punti esperienza. Un modo per quantificare il dolore che hai inflitto agli altri. Quando uccidi qualcuno, i tuoi PIE aumentano. Quando hai abbastanza PIE, il tuo livello aumenta. Anche LV è un acronimo. Significa livello di violenza. Un modo per misurare la capacità di qualcuno di ferire. Più uccidi, più diventa facile distaccarsi. Più ti distacchi, meno provi dolore. E avrai meno difficoltà a fare del male agli altri. Ma tu non hai guadagnato nessun LV.
ovvio. Non significa di certo che sei totalmente innocente, significa che hai mantenuto una certa compassione in cuor tuo. Non ti importava quanti sforzi e avversità dovevi affrontare, hai sempre voluto fare la cosa giusta, hai sempre rifiutato di far del male a qualcuno. Persino quando scappavi lo facevi sorridendo. Non hai mai guadagnato love, ma hai guadagnato amore. Anche se dovrebbero significare la stessa cosa? Ripensandoci, non è che abbia molto senso. Comunque adesso sei per affrontare la più grande sfida di tutta la tua avventura. Le tue azioni qui determineranno il destino di tutto il mondo. Se rifiuti di combattere, Asgore prenderà la tua anima e distruggerà l'umanità. Ma se uccidi Asgore e te ne vai a casa, i mostri rimarranno intrappolati nel sottosuolo. Cosa farai? Beh, se io fossi in te, avrei già gettato la spugna da un bel po'. Ma non sei venuto fin qua giù solo per arrenderti, non è così? Esatto. Tu hai qualcosa chiamato determinazione. Fino a quando resisterai, fino a quando farai quello che ti dirà il tuo cuore, io credo che farai la cosa giusta. Allora, contiamo tutti su di te. Buona fortuna. Anche determinazione, che sarebbe il salvataggio, no? Very nice, very nice. Ci spariamo un altro save. Vabbè, io ho scelto di non killare gli animali perché semplicemente te lo chiedono. Ti chiedono di cercare un'altra via. Lo dicono proprio papale e papale. E poi si è visto subito che potevi scappare e poi potevi affrontare tutti con una soluzione alternativa, che tra l'altro a livello di gameplay è stata secondo me la scelta più divertente, perché se avessi ucciso tutti i boss ammazzandoli non mi sarebbe piaciuto così come è stato cercare di trovare dei modi creativi per finire una boss fight. Quindi secondo me non so quale finale sia il migliore. Io sono soddisfatto però per adesso di quello che ho fatto. C'era un altro save qua, giustamente. Qua sotto cosa c'è? Qual è la sala del trono? È questa o quella giù? Sala del trono. Questa. Quindi se io andassi prima giù, dovrei andare nella parte secondaria, così da non perdermi nulla, giusto? C'è tutta una bella scalinata. Ci sono delle tombe. È una bara, c'è un nome scolpito sopra. Ernest. È vuota. Ah, sono le anime degli umani. Gli umani che sono morti. Io sarei il settimo. Pesa. Pesa. Stiamo a vedere. Sti cazzo di fiori gialli. Dum di dum. Oh, c'è qualcuno. Solo un momento. Ho quasi finito di innaffiare questi fiori. Eccoci qua. Infatti assomiglia un sacco alla signora all'inizio. Buondì, come posso? Oh. Vorrei tanto dire, ti andrebbe una tazza di tè? Ma sai com'è. Bella giornata oggi, eh? Gli uccelli cantano, i fiori sbocciano. Un giorno perfetto per giocare a palla. Sai cosa dobbiamo fare? Quando te la senti, vieni nella prossima stanza. Se lui è il re, la tipa all'inizio è la regina.
Asriel e l'umano di cui si parlava sono i due che vediamo nel filmato che parte nel menu di gioco. E quindi la regina, vedendo me, si è ricordata del passato e ci voleva tenere al sicuro perché ricordava della morte dei figli, diciamo così. È un trono, beh, giustamente. E questo è il trono della regina. Un altro trono coperto da un telo bianco. Quanta tensione. Fa finta che sia una visita dal dentista. Questa zona mi ricorda l'inizio. Siamo pronti? Se non lo sai, lo capisco. Nemmeno io lo sono. È proprio l'inizio. Infatti, cioè, ci sta dicendo in tutti i modi, oh, va che sta finendo il gioco, cioè. Decidi cosa fare. Wow! Che effetto inaspettato! Questa è la barriera. Che figata! È ciò che ci tiene tutti intrappolati sottoterra. Se per caso hai qualche faccenda in sospeso, fai pure ciò che devi. Che devi. Continua. Capisco. Ci siamo, allora. Avrei dovuto prendere qualche cura, ecco cosa devo fare. Pronti? Manca solo la mia anima. Il mio cuore rosso. Una sana luce irradia la stanza. Il crepuscolo splende dalla barriera. Il re ha la faccia triste. Sembra che il tuo viaggio sia finalmente giunto al termine. Ti riempi di determinazione. Umano, è stato bello conoscerti. Addio. Oh, madò! Asgore attacca! Non posso né fuggire né risparmiarlo! Oh shit! Che cattiveria! Asgore, osserva, parla. Spieghi con calma ad Asgore che non vuoi combatterlo. Ovviamente le mani gli tremano per un attimo. Uff. Ok, vabbè, questo era facile. Non vuoi combatterlo, il suo respiro si fa strano per un attimo. Oh, ma che è? Ma che, come fai? Vabbè, rip. Dici con decisione ad Asgore di smettere di combattere. Ricordo li balena negli occhi. Attacco di Asgore cala, difesa cala. Non so come ho fatto. Infatti non ho evitato. Sto morendo già. Ok, perfetto. Ho perso. No, ragazzi, non ho le cure. Ho fatto una cazzata. Sembra che parlare non servirà più a nulla. Devo combattere ora. Non so cosa fare. Ce la sto facendo in qualche modo, ma morirò. Ho 2 HP. Parlarci. Ovviamente. Ero così preso dalla storia che mi sono un attimo scordato. Eppure che mi dice, ah, sì, sicuro, sei sicuro, sei sicuro. Figa, sono sicuro. Col cazzo che ero sicuro. Allora, vediamo dove posso recuperare dagli item di cura. Vediamo. Comunque pesa un botto pensare ad un re che deve uccidere un bambino che gli ricorda il passato per il bene del suo popolo. Non vuole farlo, ma sa che deve. Inizia, che ansia.
Allora, facciamo così, cambiamo anche il titolo, scriviamo proprio il dilemma finale, lo chiamiamo. Il dilemma finale. Chiamiamo titolo della live. Vediamo. Allora, vediamo di trovare in qualche modo delle cure. Quanto devo tornare indietro esattamente? Ah, ok. Ok, so dove andare, diciamo. È una bella strada, eh? È bella lunga, però si fa. Che bello sentire questa musica ora, eh? Ci sta, che fico. No, che non ci sta, cazzo. Ti pare? Ma ti pare? Allora. Ok, posso comp dovrei avere 4 oggetti e posso comprare 4 cure. Quindi non c'è neanche bisogno di buttare qualcosa. A posto. Grazie, oh, alla fine voi siete le più utili di tutte. Cioè, bravi, GG. GG, top mercanti del gioco. Tolto... Top mercanti del gioco, dai, sti cazzi. Va bene così. Se lo sono meritato. Meno male che ricordo la strada. Abbastanza lineare. Però. Però. Se riusciamo davvero a finirlo o se ci riserverà altre sorprese. Sinceramente, non lo so. Giustamente, dovrei fare così, giusto? Ok, sbucchiamo dall'altra parte. Ci sono altri salvataggi più avanti. Questa cosa mi ricorda Anor Londo in qualche modo, non so perché. Un po' per l'aria unita al color oro, che mi ricorda Ornstein. E che se non c'entra niente, in realtà. Mi piace come... Questo era... Non è l'ultimo, mi sembra. Mi piace, dicevo, come ci siano volutamente 3000 checkpoint inutili, proprio per dire, ma sei sicuro? Lo vuoi fare? Cioè... Non lo so. Fico. Pronti? Teoricamente mi hai già ammazzato, quindi il cuore doveva stare già lì dietro, però vabbè. Iniziamo a parlarne. Non hai fatto nessuna uccisione, annuisci intristito. Vuoi combatterlo? Il suo respiro si fa strano per un attimo. No, ragazzi, non ci siamo proprio. Non ci siamo proprio, sto già crepando. Smettere di combattere. Mi sa che devo già curarmi, eh. Un po' male, però non voglio neanche. Ok, dicevo, non voglio neanche buttare via la partita subito. Vediamo un po' cosa succede. Queste cose non so come evitarle. Devo imparare. Questo è un pochino più easy. Non mi interessa più parlare. Perché...
Questa cosa non so manco cosa sia. Va bene. Ok. Grazie Silas per la resub. Poi mi sarei dovuto curare forse. Rischio non curarsi. Un HP. Cazzo. Velocissimo. Vabbè raga. Vabbè. Grazie Stefano per la donazione. Perdonami se non la leggo subito. Ma mi ha fatto danno anche così? No, vabbè, raga, buonanotte, cioè. Madonna, cos'è? Ti resta che lottare. Il gioco mi dice, oh, hai capito che devi fare a botte, cioè. Quindi così non posso fare nulla. Grazie Selim per la sub. Non so come fare. Non ho ancora capito questo attacco, raga. Vabbè, ma che è? Ma come fai? Come fai? Che esagerazione. È la fine. È la mia. È la fine. Non so come abbia fatto, però va bene. Ora che lì i flash devo tipo stare fermo col blu e muovermi con l'arancione, la solita storia. Sarà una lunga serata. Allora, Stefano, non mi hai scritto nulla con la donazione. Ti ringrazio comunque. Pensavo ci fosse un messaggio magari. Se questi oggetti possono aiutarmi. Pezzo neve magari. Può far qualcosa. Grazie ancora Stefano. Ti ha già ucciso due volte. Ah, ok. Ok ragazzi, ho capito. Ok, credo di aver capito. Mi faccio uccidere. Mi faccio uccidere. Mi faccio uccidere. Finché non deciderà di smetterla. Ok, ok. Non lo so perché, però... Il messaggio è che ti stimo troppo, grazie Stefano.